Cazzo di Livorno, prontissimo sempre. Adesso commette fallo, ma l'anticipo era onestissimo su Stefano Scrocco. Il vantaggio in doppia cifra quando stiamo per girare la boa di metà del secondo quarto. Giuri, Picchianti, la sua pressione difensiva sul playmaker che quasi costringe all'errore nel passaggio. Il pick and roll di Vicaro che sbaglia la sua conclusione, pallone che termina fuori, altro possesso per Trapani. 4:46, 37 da giocare, 37 Trapani, 26 Potenza. Io tifo perché si sblocchi Luca Tardito. Ricezione di Cantacalli nell'area dei tre punti. Si va da Bisconti, uno contro uno di Bisconti a girare tutta l'area. Perde palla il pivot Granata, ma la recuperiamo subito. Picchianti, Picchianti, Guarino minaccia il tiro da tre punti fino in fondo subendo fallo. Vabbè, insomma, lasciamo perdere in senso, come dire, intrinseco le scelte, era giusto tirare o no, ma con la cultura del passaggio in più si va lontano. Assolutamente sì, grande collaborazione, un gruppo che sta dimostrando di essere veramente un gruppo con la G maiuscola. Fabio, non so tu che cosa ne pensi, ma sono veramente una squadra al completo. E dire che manca Svoboda, che all'inizio penso che chiunque conosca un po' la pallacanestro lo abbia pensato come il collante di questa squadra, squadra che invece si è solidificata sempre più, anche senza la presenza di Svoboda che dovrebbe rientrare fra un paio di settimane. Il rimbalzo in attacco di Chiara Stella sulla conclusione avventurosa di Potenza, poi Scrocco trova il suo primo canestro pesante della serata, 5 punti per lui. Che è successo? Il fallo di Luca Tardito, alla fine viene fuori questa decisione. 3:40 da giocare in questo secondo quarto. Azione contestata sotto canestro, l'avete vista, inutile spendere altri commenti. Guarino in allontanamento, che canestro pazzesco di Francesco Guarino, che giocatore ragazzi, 13° punto per lui, 40 per Trapani, 29 per Potenza. Di Vicaro, polveri un po' bagnate per lui, Giuri è l'ultimo a toccare, bravo Gianni Cantacalli. Vediamo un po' se Potenza prova ad alzare la difesa. È fuori di dubbio che Potenza stia giocando anche abbastanza bene, Danilo. Credo che Trapani stia producendo in attacco una serie di giocate difficili da fronteggiare. Sono d'accordo con te, Trapani sta giocando bene in attacco, in difesa non ha sempre giocato bene, però in attacco non sta sbagliando quasi quasi nulla. Picchianti, Tardito, vai Luca, ci voleva questo canestro per lui, 2 punti per lui e più 13 per Trapani, altro recupero. Guarino, Trullo chiama al cambio Bagnoli, Tardito pesta forse la linea di fondo. Applausi a scena aperta, è una squadra che chiaramente piace perché ha gusto di giocare e perché la gente di Trapani può apprezzare la collaborazione. Ancora l'accenno di zona press che però adesso rientra uomo a uomo
per il quintetto di Giovanni Benedetto, grandissimo Guarino, quasi recupero. È bravissimo Giuri che però sbaglia proprio da un passo dopo aver fatto un ottimo lavoro sotto canestro. La gente è quasi entusiasta, 42-29. Grandissima azione, peccato! Il backdoor, l'errore di un nulla e poi ancora il recupero difensivo, non c'è tempo di commentare qualcosa. Eccesso di generosità, sbagliamo ancora. Guarino poteva andare a canestro, aspettato Tardito. Guarino se la ride sotto la maglietta. Vedo un giornalista esperto come Andrea Castellano un po' perplesso di fronte a queste giocate. Ma insomma, crocco due su due per lui, Visconti. Ottavo punto per Luca Visconti. 1:20 da giocare nel secondo quarto. Potenza in attacco Chiarastella, Bagnoli. Riaperto il gioco per Scrocco. Buona la circolazione di palla di Potenza in questa occasione. Di Vicaro riconquista palla in maniera casuale ma efficace. Bagnoli da due, si alza, l'errore, altra lotta, altra palla finita nelle mani di Guarino, fallo di Vicaro. Ci sono, come dire, frangenti di spettacolo, Danilo. Assolutamente sì, e devo dirti che autore principale di questo spettacolo è Francesco Guarino. Una marcia in più, lancia tutti in attacco e in difesa, vabbè, senza parole. Ci sono giornate come questa in cui sembra che al posto delle sue Nike abbia i stivaletti di Paperinik, non so se te li ricordi. Assolutamente sì, spettacolari le scarpette di Paperinik e anche quelle di Francesco Guarino. Potremmo decidere anche nel giornalino della società di fare il fumetto Super Francesco. Oppure Guarinik. Guarinik, mi piace Guarinik. Vabbè, adesso ci smentisce, facciamo silenzio, non è vero. Bravissimo Francesco Guarino. 1 su 2, 4-5-3-1 per lui è il suo 14° punto, più 14 Trapani, 47 secondi per andare a riposo lungo. Potenza in attacco, Trapani a uomo. Il tiro, Scrocco, pulito, 4-5-3-3, 30 secondi, nono per Scrocco, Tardito, ancora Guarino, vuole Visconti il pallone, raddoppiato, triplicato, lo scarico per Luca Tardito, perdiamo palla, 10 secondi. Bravo Tardito, è riuscito a stoppare, a recuperare una palla importante, finisce, va bene, in un po' di confusione, finisce il primo tempo, 45 Trapani 33, Potenza linea alla regia. Un 2, un 2.
Un 2-3, un 2-3. Rubo, appunto, 45-33, partite che vanno, possiamo dire, in tandem. Gentili telespettatori, benvenuti alla visione e all'ascolto del secondo tempo di Basket Trapani Publicis Potenza, primi due quarti terminati sul 45-33 a favore di Trapani, che ha dato a tratti spettacolo. Ovviamente però sappiamo come il basket, la partita non è affatto chiusa. Uno sguardo agli scout per quello che riguarda Trapani: 14 punti per Guarino, di gran lunga migliore in campo, 4 per Evangelisti, 2 per Cappanni, 10 per Santa Rossa, 5 Cantagalli, 8 Bisconti, 2 Tardito. Recupero di Evangelisti. Per quello che riguarda Potenza: 6 Chiarastella, 1 Metz, 3 di Viccaro, 6 Giuri, 8 Bagnoli, 9 Scrocco. Difesa individuale per Potenza. Trapani in attacco. Guarino, altro scarico per Picchianti. Il tentativo di mano sinistra del numero 6, maglia bianca. Giuri, Bagnoli, Chiarastella, Scrocco e Di Viccaro, questo il quintetto per Potenza. Per Trapani, Evangelisti, Santa Rossa, Picchianti, Guarino e Bisconti. Ha segnato Giuri, che ha realizzato quindi l'ottavo punto della sua partita. Altro recupero per Potenza, che comincia nel modo migliore il terzo quarto. Chiarastella molto lontano da canestro, la circolazione di palla perimetrale per i lucani. Bagnoli prova a servire un pallone nel cuore dell'area di Trapani, la deviazione, avranno soli 4 secondi gli uomini di Tony Trullo per andare al tiro in questa azione. Di Viccaro, infrazione di 24 secondi, non si erano accorti di avere consumato quasi tutto il numero dei secondi a disposizione dei 24, tiro molto affrettato, più 10 per Trapani. Evangelisti, Santa Rossa, Picchianti ancora da Santa Rossa, scarico per Bisconti. 4 secondi adesso per andare al tiro. I passi fischiati a Luca Bisconti francamente non li ho capiti, ma insomma vuol dire che c'erano, la mettiamo così. Ricordiamo gli arbitri, signori: Michele Rossi di Arezzo e Cristian Borgo di Vicenza. 2-0 di parziale nel terzo quarto. Trapani che non è ancora andato a segno in due minuti. Il fallo di Santa Rossa su Chiarastella. L'unico rischio che non si deve correre è quello di considerare chiusa la partita, Danilo. Assolutamente no, abbiamo iniziato questi due minuti in cui Potenza sembra andare un po' più veloce di Trapani, non so se sei d'accordo. Non solo di gambe ma anche di testa e di reattività. Scrocco si alza da due, secondo ferro, ribalza per Trapani, eccolo qua Guarinic che sceglie di pensarci su, chiama il gioco, il doppio stack, la ricezione di Evangelisti. Santa Rossa scivola sul parquet, perde palla Trapani, Giuri fino in fondo subendo il fallo di Alessandro Picchianti, potrà andare in lunetta Marco Giuri, playmaker titolare di Potenza che, lo abbiamo detto anche nei primi due quarti, viaggia a 11 di media e questa sera è già a 8. Sbaglia il primo. Qua
4-5.